Quelle che state leggendo, o meglio assaggiando in queste tavole, sono favole veloci, velocissime. E se un tempo il grande Gianni Rodari ne aveva scritte di brevi come una telefonata, queste viaggiano addirittura col turbo. È un'idea che mi è venuta da Twitter, perché lo utilizzo molto sia in privato che per lavoro. E 140 caratteri, anzi anche meno perché c'era l'hashtag di mezzo. E l'ho iniziato come una sfida, è piaciuto, è stato divertente. Da Twitter l'ho portato anche a Facebook e ad altri contesti. Dai 140 caratteri sono diventati 25 parole e la sfida è quella. Si può dire che la brevità a volte facilita l'ironia? La brevità facilita molto l'ironia, secondo me facilita anche molto la creatività, perché è difficile essere brevi, è più facile andare lunghi, invece essere brevi stimola molto l'impegno. Io quando mi impegno mi diverto molto e quindi forse da quello viene fuori il lato ironico della faccenda. Evocare o descrivere? Io cerco di trovare un punto di vista differente da quello che descrive la tavola, no? per non copiare quello che c'è scritto. E la velocità diventa un'arma in più per catturare i giovanissimi lettori. Spero che si divertano molto. Mi racconta l'editore di aver venduto un libro a un bambino di prima elementare che ha guardato il libro e ha detto: oh, 25 parole, posso leggerle anch'io, adesso mi ci metto. E pare che gli sia piaciuto, è scappato correndo col libro a leggerselo in un angolo, quindi speriamo che piaccia. L'idea che sia turbo dà un'iniezione di energia in più a chi disegna? Io sono lento, quindi il turbo... Mi tocca, sono turbolento, insomma.